È stato ricostruito un po' la vita, l'itinerario terreno di San Crispino. E siamo nel convento della Santissima Concezione di Roma, via Veneto, dove San Crispino è vissuto 2 anni, precisamente 2 anni, dal 1748 al 1750, fino al 19 maggio, quando il Signore lo prese con sé. È vissuto qui perché lui era malato, era infermo, qui c'era l'infermeria provinciale. E i superiori, dopo tanti acciacchi, hanno creduto opportuno mandarlo qui per cura, per apostolato, per riposo. Ci troviamo in questi luoghi in cui San Crispino ha pregato, ha vissuto, e ha pregato con i suoi fratelli, e dove si è fatto santo, ha creduto fermamente al Vangelo secondo l'interpretazione di San Francesco, di San Felice. Qui c'è anche il corpo di San Felice, di luoghi che parlano di santità, di coerenza di vita, di vivere i voti. Quando si prega in questi ambienti, ecco, non si può fare a meno di pensare ai frati che sono vissuti in questi ambienti, quindi sono luoghi che parlano, che sono di edificazione, sono di sprone, di coerenza di vita. In questa chiesa San Crispino riceveva, ecco, queste persone assetate di Dio, e lui sapeva dare consolazione, sprone ad innamorarsi sempre più di Gesù e della Madonna, la sua signora, come la chiamava, in ricordo sempre di quando la mamma lo consacrò alla Madonna della Quercia: da oggi in poi quella sarà la tua mamma. Questo fare innamorare Cristo era il suo unico scopo, affinché gli altri potessero gustare l'amore di Dio. E anche commovente quando alcuni prelati, alcuni dotti, alcuni teologi venivano a chiedergli consiglio su questioni molto difficili, su problemi teologici molto difficili. E lui con tanta naturalezza dava la risoluzione, perché era immerso in Dio, era immerso nello Spirito. Aveva un contatto continuo con il suo Signore, e ogni cosa gli era facile, anche un suggerimento divino
lui gli apriva un mondo, gli apriva. Quindi ci troviamo davanti alla camera ricostruita con pezzi originali della sua camera, sulle scale che scendono nel cimitero dei Cappuccini, oggi un museo di fama mondiale, dove lui andava la notte a pregare, anche il giorno, a pregare per i suoi fratelli nello spirito in San Francesco, e anche per meditare sulla sorte di tante persone che concludono la vita nella santità, nell'amore di Dio, credono nella risurrezione, credono che il tempo passa, ma passa per un investimento divino, per investirlo per il regno dei cieli. E lui ha creduto fermamente e lo ha proposto anche agli altri. Crispino da Viterbo, quando venne da Orvieto a Roma, perché malato, entrava in chiesa da questa porta, dove ancora si legge la parola clausura, cioè l'ambiente riservato ai frati. Veniva qui ed entrava nel luogo della preghiera, caratteristico dei frati cappuccini, come in ogni convento. Ecco, in questo ambiente Crispino veniva a pregare insieme agli altri frati e, siccome non era sacerdote, non recitava i salmi come si usava allora insieme ai sacerdoti, ma recitava, secondo la regola di San Francesco, i Pater Noster, un certo numero corrispondente ad ogni ora. Abitualmente i fratelli non sacerdoti erano qui, in queste parti laterali, nella parte in basso anziché nella parte in alto, anche se il coro del tempo di Crispino non era proprio in questo modo, con queste panche. Probabilmente ce n'era soltanto un ordine, anche se i frati in quel periodo erano moltissimi, si arrivava probabilmente sui 300 o 400. La prima volta che Crispino è venuto qui, un certo periodo di tempo ci è passato, quando è stato mandato qui per fare l'infermiere. Aveva 29 anni e resistette per poco tempo perché si ammalò, era abituato all'aria aperta, all'aria libera, dei campi, dei boschi, della Palanzana, di Tolfa, di Albano e così via, e dovettero mandarlo proprio ad Albano perché recuperasse la sua salute. Crispino non è mai stato un bene in ottima salute, sempre un pochino di una salute cagionevole, piccolo, non molto robusto, facilmente che soffriva di altre malattie. Ora lui venne qui a pregare, passava lungo tempo in questo posto, ma in particolare quando tornò qui ormai da anziano, come si diceva, qui passava delle lunghissime ore di preghiera insieme agli altri frati o da solo. E poi da qui lui entrava direttamente dal luogo della preghiera dei frati, che si chiama il coro questo, nella chiesa. Crispino, dopo aver pregato in coro, e quando gli altri frati andavano nelle varie faccende della comunità o uscivano per l'apostolato, lui ormai anziano, gli ultimi anni della sua vita, veniva in questo luogo, la cappella dedicata a San Paolo, e si rifugiava qui dopo essere passato nella cappella a fianco, dove è la tomba del primo santo dei Cappuccini, San Felice da Cantalice. Qui Crispino si raccoglieva in preghiera, ma più che altro qui lui aveva un dialogo più che con Dio, nel nome di Dio, dialogo con i fratelli. Erano soprattutto poveri, bisognosi di conforto, soprattutto di consigli o di qualcuno che semplicemente ascoltasse le sofferenze del cuore o della vita. E Crispino per tutti aveva non soltanto una parola o una preghiera o un'immagine da dare, ma raccomandava soprattutto anche a loro di pregare, anche loro, questa mamma del cielo,
dato che lui si trovava qui in queste chiese dedicate proprio all'Immacolata Concezione di Maria, a lui tanto cara. E spesso da qui Crispino, dopo aver ascoltato, si muoveva, se aveva tempo, faticosamente, e usciva a visitare gli infermi, i malati per la città di Roma, soprattutto nel rione di Botti. Siamo nella celletta di San Crispino da Viterbo, dove lui è venuto 2 anni prima della sua morte per motivi di salute. Prima c'era stato come infermiere, poi c'è stato come malato, come paziente. Qui lui ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita e ci sono ancora, ecco, il pavimento è quello originario su cui ha camminato Crispino. I vetri della finestra sono ancora il vetro battuto che è fissato con dei listelli di piombo come si usava allora, e soprattutto c'è questo dipinto dove è raffigurato Crispino morente che riceve i sacramenti dei moribondi con la visione della Madonna e di San Francesco, perché qui lui ebbe l'ultima tentazione. L'ultima tentazione di Crispino sulla fede, le apparve il diavolo a suggerirgli: ma perché tanta penitenza, ma perché tanta preghiera, che serve? Ecco, Crispino in quel caso disse: brutta bestia, vattene via, perché tu non hai niente a che vedere con me. Io confido nella mia Santissima Signora Madre, nel Padre San Francesco, che mi daranno quello che il Signore vuole che io abbia nella vita, le cose più belle. La tentazione contro la fede fu vinta soprattutto in questa, con questa fede nel nome della Signora Madre e nel nome del Serafico Padre San Francesco. Qui successe anche il fatto dei frati che gli chiesero se era possibile che non morisse nella festa di San Felice da Cantalice, che era il 18 di maggio. Lui rassicurò che sarebbe morto il giorno dopo. Infatti morì il giorno dopo, il 19 di maggio del 1750, in questa stanzetta dove sono state conservate alcune sue cose, come per esempio il bastone che ha cesellato lui con le sue mani, una lettera firmata da lui, e altre cose sono appartenute a lui o poste sulla sua tomba. Come, ecco, questo è il fondo della cassa, il fondo è composto le spoglie di San Crispino dopo la sua morte, una cassa di cipresso. Ci sono qualche segno dei suoi miracoli, come queste stampelle di un bambino, e quella immagine, una delle immagini più celebri, più note di San Crispino in gloria, con i simboli che sono caratteristici poi che hanno accompagnato l'iconografia del santo viterbese. Quando Crispino morì, fu lasciato per alcune ore, verso le 2 del pomeriggio, rimase fino alle 16 esposto nella cappella dell'infermeria. Poi fu portato nel cimitero, che sotto qui dove siamo noi, proprio qui sotto c'è il cimitero dove erano sepolti allora i Cappuccini, c'era il cimitero dei Cappuccini di Roma. Ma lì poté stare molto poco, perché ci fu una grande folla di gente che venne per fare omaggio a lui, per pregare, per raccogliere soprattutto oggetti a lui appartenuti o toccare con qualcosa proprio la salma di Crispino, tanto che si dovettero chiamare dei gendarmi, una ventina, per regolare questo flusso di gente. Allora fu riportato qui e esposto per parecchio tempo in questo ambiente che è la cosiddetta cappella segreta, perché Urbano VIII, costruttore di questa struttura, la riservava nei momenti di preghiera solitaria, quando
voleva raccogliersi, questa chiesa voluta proprio, devo dire, da suo fratello Antonio Barberini. Dopo 4 giorni Crispino fu sepolto in questo ambiente qui. Un pochino si scavò qui sotto, ma poi si dovette rialzare in modo che la sua tomba non era proprio a livello del pavimento, ma era piuttosto rialzato. Qualcuno ha voluto parlare della sua prima esaltazione rispetto agli altri defunti. Fu messo prima in una cassa, come dicevo, di cipresso e poi racchiuso ancora in una cassa di castagno. Qui Crispino è rimasto fino al 1805, quando fu riesumato, perché c'era in previsione la beatificazione, e fu portato nella cappella di San Francesco, dove è rimasto fin quando non è stato portato a Viterbo. Siamo nella cappella dedicata a San Francesco nella chiesa dell'Immacolata a Roma, dedicata a San Francesco perché c'è la tela d'altare, la palla d'altare del Domenichino, l'estasi di San Francesco, e l'altro affresco del Domenichino che rappresenta anche questo momento di estasi del santo, che è un affresco portato qui dall'antico refettorio che certamente Crispino ha veduto. Ecco, qui fu portato Crispino subito dopo la beatificazione, deposto sotto questo altare. La lapide che si vede qui è scritta così: devoti al beato Crispino da Viterbo, sostituendo l'altare e l'urna di vetro costruiti nel 1858, questa nuova urna vollero collocata sull'altare con più ricchi marmi, infatti era di legno prima, rifatto nell'anno santo 1925, la famiglia Falzacappa, molto amica del santo, e fu esposto solennemente l'urna, con questa urna, il corpo del San Crispino, proprio per l'anno ricorrenza francescana del 1926. Da qui i viterbesi hanno chiesto che il corpo del loro concittadino non fosse più a Roma, perché c'era stato soltanto 2 anni di fatto, o poco tempo, ma che tornasse nella sua terra, dove era nato, dove la mamma lo aveva preso e portato alla Madonna della Quercia, dicendogli: guarda, ricordi di quella della tua mamma. Crispino aveva cominciato così la sua vita nel nome e sotto il manto di Maria, l'aveva conclusa qui, in queste chiese dell'Immacolata, ancora sotto il manto di questa signora madre, come lui la chiamava. Da qui è partita, vi dicevo, l'urna per Viterbo, però qui sono rimaste una reliquia del santo, preziosa in questo tabernacolo, San Crispino da Viterbo, anno Domini 1982. Ci sono rimasti gli ex voto, che sono ai lati dell'altare, e c'è rimasto questo quadro, questa tela, olio su tela, di un pittore cappuccino che è Luigi da Crema, Luigi Cerioli da Crema. Rappresenta Crispino che parla, ascolta, quindi dialoga con delle persone colte, un padre domenicano, per tradizione i padri domenicani sono l'intelligenza della Chiesa, e un vescovo. Crispino non era una persona senza cultura, aveva studiato dai padri gesuiti a Viterbo, quindi sapeva anche di latino, di letteratura, ma certamente non aveva studiato teologia né era all'altezza culturale dei suoi interlocutori. Però chi voleva conoscere profondamente il pensiero di Dio più che la teologia sapeva che Crispino era l'uomo che sapeva, conosceva la sapienza di Dio. Il pittore non ha conosciuto Crispino, perché è venuto in questo convento, perché anche lui è morto qui, Luigi da Crema, nel 1816. Però certamente lui ha conosciuto qualcuno che ha conosciuto, aveva conosciuto Crispino che era qui. Salvini, Virgo, Virgo.
aveva studiato, come abbiamo detto, dai padri gesuiti a Viterbo e si era innamorato in particolare della letteratura italiana, della letteratura epica, dei poemi. In particolare lui sapeva a memoria alcuni canti della Gerusalemme liberata, soprattutto il canto di Clorinda e Tancredi, questa lotta epica descritta così bene dal Tasso. Lui lo citava a memoria e una delle cose che lui faceva spesso era ripetere queste poesie o altre ancora, e alla fine aggiungeva sempre una sua applicazione morale. Qui in questa tela, che è di Anonimo Romano del 1700 e qualcosa, si vede il Papa Clemente XI che offre le candele a San Crispino, il quale la portava certamente davanti alla sua signora madre. Crispino è stato ad Albano dal 1697 al 1703 e lì faceva il cuoco. Tra il convento dei Cappuccini di Albano e la villa pontificia di Castel Gandolfo c'è soltanto una strada, di modo che con molta facilità sia i papi sia i dignitari della corte pontificia andavano volentieri e spesso nel convento dei Cappuccini dove Crispino c'era. Ormai si era sparsa la fama di questo frate allegro che recitava poesie, un frate che amava i fiori, amava la natura, amava gli uccelli, amava le cose belle, quel bello splendido panorama che si vede sul lago di Albano. Ecco, a tutti lui faceva questa stessa cosa, recitava qualcuna delle sue poesie, qualche parte del canto del Tasso di Gerusalemme liberata, e poi lì, prima di mandarli via, dava un'applicazione morale e li invitava a pregare. Questa era la simpatia che Crispino, nella sua semplicità e nella letizia del suo cuore, sapeva diffondere non soltanto tra i popolari, ma anche tra i dignitari della corte pontificia e perfino nel cuore del Papa stesso. A solis ortus cardini, a tus veterni limitem, Christum canamus principem, natum Maria virgini. Beatus auctus seculi, servile corpus inunit, ut carne Il pittore cappuccino Luigi Cerioli da Crema ha voluto esprimere in questo dipinto, olio su tela, il ritratto fisico, oltre che della personalità di Crispino da Viterbo, ispirandosi forse proprio al ritratto come lo descrive il suo primo biografo, padre Alessandro da Bassano, che conobbe Crispino, fu compagno di lui nei suoi viaggi, e scrive così padre Alessandro da Bassano: questo santo fraticello fu di statura bassa, di corporatura macilento, di colore olivastro, di fronte allegra, di occhi piccoli e vivaci, di corta barba e non folta, il pelame nero frammischiato con alquanti canuti, di voce chiara e di un parlare e conversare dolce, schietto e ingenuo, qualità tutte che lo rendevano sopra ogni credere piacevole ed amabile agli uomini, siccome era nell'anima diletto a Dio. Onde bene vi si conviene quell'elogio dell'uomo giusto descritto dall'ecclesiastico, che col mezzo delle buone opere giunse a rendere il soggetto delle benedizioni di Dio e degli uomini, ma non solo in vita, ma etiam Dio in morte e ancora dopo la morte
per la memoria perpetua che lasciava su questa terra delle sue esemplarissime virtuose azioni. La firma ce l'ha voluta mettere questa volta, non sempre firmava le sue tele Luigi Cerioli da Crema, ma questa volta anche se minuta ce l'ha voluta mettere. Chiaramente si vede che la mano di Crispino che regge il crocifisso è una mano che, come si diceva allora, soffriva di chiragra, soffriva Crispino anche di podagra ai piedi, soffriva di reumatismi evidentemente, no? È un reumatismo a quanto pare deformante, e lui morì qui di una malattia comune, abbastanza comune allora, che era una polmonite di fatto, una polmonite con febbre altissima e che lo condusse poi a rendere l'anima a Dio, ma non prima di aver invocato per l'ultima volta la sua signora madre e aver detto, come dicevo prima, al demonio che lo tentava sulla fede: non hai niente a che fare con me, ora perciò vattene. Una delle immagini, delle figure più significative, anche più note, più conosciute di Crispino, è proprio questo, si dice, che sia il ritratto che osò fare questo pittore romano Pierleone Ghezzi, mentre Crispino, poco tempo prima che Crispino morisse. È caratteristica questa immagine di un frate che è estremamente teso all'esterno, a recepire ciò che dall'esterno viene offerto da questo mondo che è somigliante a Dio, quindi a ricevere tutti i messaggi per poterli interiorizzare e quindi vivere. Certamente è un uomo che ha avuto una fortissima volontà a vederla così. Crispino difficilmente avrebbe posato per essere ripreso da un pittore, però si osò a fare questo pensando che la fotografia non c'era. Il pittore però uno schizzo di questo genere l'ha fatto. Su questo poi è stato fatto tanto di Crispino, la sua iconografia è molto ampia, molto ricca, diffusa in tutte le parti del mondo. Io credo che non ci sia un convento dei Cappuccini dove non ci sia un dipinto, un'immagine di Crispino da Viterbo, perché Crispino da Viterbo insieme all'altro santo cappuccino Felice da Cantalice sono le colonne portanti della spiritualità dei cappuccini. Qui in questo schizzo che ha fatto il pittore Pierleone Ghezzi si vede chiaramente che Crispino ormai è anziano, però è un uomo ancora pienamente vivo, perché per lui la vita nel tempo è un'attesa, è una preparazione, è una pienezza per arrivare all'inizio di una vita che non ha mai più fine, insieme ai suoi santi, alla Madonna della Quercia, la sua signora madre, insieme a Felice da Cantalice, insieme al padre San Francesco, insieme alla persona che ha ispirato tutta la sua vita, questa regola di San Francesco che incomincia così: la regola della vita di frati minori è questa, osservare il Santo Vangelo, ecco la parola, il nome di nostro Signore Gesù Cristo. In Natali Domini, caudet omnes alieni, et cantat cum jubilo, gloria omni Deo. Thank you.
Sere sirum di Zabar,
L'ultima cosa che vorrei dire, Crispino, ad un frate viterbese che gli chiese che cosa sarebbe rimasto di lui dopo tanti anni di questo, Crispino gli pose la mano sulla testa e gli disse: paesano, ricordati che io spero nella Beata Vergine Maria, nel Padre San Francesco, che il mondo si ricorderà di me fin quando esisterà. E credo che a distanza di secoli noi stiamo constatando proprio questo. Crispino ha guardato proprio lontano nel tempo.